Buongiorno cari amiche di Al Femminile, sono Barbara Bertoli, farmacista, cosmetologa, esperta in fitoterapia. Oggi prepareremo insieme un olio di mandorle dolci, addizionato con un olio essenziale perfetto per il massaggio durante il periodo della gravidanza. È ideale anche per il massaggio sia dell'addome che del seno della mamma, sia per il massaggio del bambino. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono olio di mandorle dolci, rigorosamente biologico certificato, e un olio essenziale. Gli oli essenziali che possono essere utilizzati in gravidanza sono molto pochi. Quelli che vi consiglio sono camomilla, lavanda, mandarino o l'olio essenziale di rosa. Sicuramente fra questi quattro quello che io vi consiglio di utilizzare è l'olio essenziale di camomilla, proprio per le sue proprietà rilassanti, rasserenanti e anche distensive. La preparazione della ricetta è molto semplice, basta addizionare 20 gocce di olio essenziale di camomilla al nostro olio di mandorle dolci. Basta agitare con cura e l'olio essenziale di camomilla andrà a miscelarsi con l'olio di mandorle dolci. Il massaggio deve essere effettuato tutte le sere, sia sull'addome che sul seno. Questo serve a mantenere elastica e perfettamente nutrita e idratata la pelle del nostro corpo. Il massaggio va proseguito anche dopo la nascita del bambino per rassodare e per continuare a mantenere elastica la pelle del corpo. Potete utilizzare questo olio anche per il massaggio del bambino, perché l'olio essenziale di camomilla sarà un perfetto olio per minimizzare quelli che sono i piccoli disagi che il neonato può avere, come piccoli dolori addominali. Care amiche di Al Femminile, la preparazione della ricetta di olio di mandorle dolci con olio essenziale di camomilla è terminata. Vi ringrazio, arrivederci a presto da Barbara Bertoli.